Sanremo ospita oggi tutti gli studenti della provincia che a gran voce vogliono dire no alle mafie. Alle 10 è partito il lungo corteo che sulla pista ciclabile ha portato centinaia di studenti a ritrovarsi in Pian di Nave. È la 24esima giornata della memoria e dell'impegno, un impegno concreto nel ricordare tutti coloro che hanno perso la vita nella lotta alla mafia o che ne sono rimasti vittime. L'evento è stato organizzato dal Comune di Sanremo insieme al coordinamento provinciale di Libera sotto l'alta tutela del Presidente della Repubblica e con il sostegno del MIUR. Sul palco di Pian di Nave si sono alternati studenti che con le loro parole e la loro musica hanno esposto in piazza la loro voglia di legalità. Ci parla della manifestazione odierna il delegato provinciale di Libera, Mauro Aurengo. Allora, oggi è la 24esima giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie. È una giornata in cui si mobilitano tutte le scuole, insomma tutte quelle che vogliono aderire a questo progetto che è sostenuto dal MIUR e dal Presidente della Repubblica. È diventata ormai una giornata nazionale, la giornata principale a Padova. Per la Liguria ce n'è una a Sestri Levante che raccoglie tutta la regione e poi noi qui che siamo un po' lontani abbiamo pensato di organizzare un luogo di memoria al quale partecipano 63 classi, quindi praticamente il 95% delle scuole della provincia, le autorità per dare lettura ai nomi delle 1011 vittime innocenti delle mafie. Sono 1011 nomi che noi ricordiamo perché vogliamo dare a tutti un nome e una dignità, anche a coloro che non vengono ricordati, perché purtroppo si parla molto di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, ma di tutti gli uomini e le donne che facevano parte delle loro scorte, dei bambini, dei minori che sono morti in attentati mafiosi, che sono più di 100, di tutte le donne che sono morte mentre accompagnavano i loro bambini a scuola e che sono state uccise, perché la mafia quando vuole uccidere non guarda in faccia a nessuno. Allora, per tutti costoro noi oggi siamo qua e facciamo in modo che ognuno di loro venga ricordato. Si tratta non solo di ricordare, ma di fare in modo che i ragazzi acquisiscano un vaccino, gli anticorpi necessari per fare in modo che poi quando saranno grandi, se si formano già da adesso sull'onestà, sulla sincerità, sul non voltarsi indietro quando ci sono dei problemi anche di bullismo, di ostilità da parte dei loro compagni, imparino così a battersi in futuro contro la corruzione. Sindaco, basta voltarsi, girarsi e vediamo centinaia di ragazzi che sono in piazza per dire no alla mafia, sì alla legalità e per ricordare chi ha perso la vita nella lotta alla mafia. Non poteva iniziare una primavera migliore, no? Che vedere Pian di Nave con qua 1000-1500 ragazzi qua oggi a manifestare su un tema importantissimo. Dunque, grazie agli organizzatori, ma soprattutto grazie ai ragazzi e agli insegnanti qua presenti, grazie per aver scelto la nostra città per fare questa manifestazione. E soprattutto dopo una settimana circa venerdì scorso si è manifestato per l'ambiente, per dimostrare una sensibilità su questo, oggi i nostri ragazzi sono a manifestare per un altro importante più che problema, piaga che abbiamo, e sicuramente questo fa ben sperare, e anche con la presenza delle forze dell'ordine che le vedo qua va anche a loro un ringraziamento, perché loro in prima persona ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita per difendere l'identità, ma soprattutto per difendere il malaffare e la mafia. Grazie a tutti. Ambiente e mafia, i ragazzi possono fare quello che gli adulti purtroppo non hanno fatto. Assolutamente sì, i ragazzi hanno una potenza infinita, dunque mi fa piacere partecipare a queste manifestazioni, ma soprattutto non tanto per avere, voglio dire, un momento anch'io di visibilità, ma soprattutto anche in silenzio e ascoltarli e proseguire queste loro iniziative che sono sicuramente lodevoli e importanti. Oggi vediamo centinaia di ragazzi per dire no alla mafia e dare anche una speranza per il futuro. E credo che sia una manifestazione importantissima la partecipazione di questi ragazzi con questo entusiasmo. E non è semplice al nord riuscire a creare questa partecipazione, perché credo che l'approccio che abbiamo ancora oggi rispetto a questi problemi sia assolutamente una sottovalutazione clamorosa di quelli che sono i veri rischi che si corre per le infiltrazioni delle mafie. Quindi questa partecipazione numerosa è veramente una cosa che fa aprire il cuore, quindi rende veramente una felicità vedere questi ragazzi così entusiasti. Noi però viviamo in una provincia che purtroppo ha conosciuto questo tipo di cronache. Noi viviamo in una provincia che l'ha conosciuta, che secondo il mio giudizio la conosce ancora, ma che fatica a vedere un riconoscimento vero
di quello che è effettivamente il problema. E quindi io anche in questa provincia devo dare, che forse amaramente credo che ci sia una sottovalutazione di quelle che sono le complicanze anche attuali, e quindi credo che diciamo un senso civile più marcato sia molto importante. Una parola per questi ragazzi, cosa possono o devono fare nel loro futuro? Devono vigilare, denunciare, avere il coraggio che se verificano sulla propria pelle delle situazioni, rivolgersi alle autorità, non avere paura, avere fiducia. Benvenuti. Avere fiducia e non tenersi niente dentro. Se vedono delle situazioni le denunciano, perché è così che si deve fare. Senso civile e fiducia nelle istituzioni.